Salve a tutti ragazzi, bentornati in un'altra partita della Community Last. Siamo ancora all'Explorership Cup e questa è la seconda partita del primo girone del Loser Bracket tra El Diablo e Rick. La prima partita è stata vinta da El Diablo. Speriamo di vedere un'altra partita. A castare con me ci sono Sit e il nostro solito Rafgal. Buonasera. Vediamo pure i Yes. miei giocatori possono startare la partita. Attenzione, Cinesi War su Foresta Nera. Vedremo un po' di balestra in questo gioco. Sì, sicuramente, Cinesi War. Vedremo probabilmente gioco nu. Quindi abbiamo, Rick parte introduco un subito con le po' case. Sì. l'ambientazione. A sinistra abbiamo il Diablo in rosso che sta già costruendo le case e radunando le pecore. Mentre nella parte destra del nostro bellissimo teleschermo abbiamo Rich che costruisce delle case molto particolari, diciamo vicino alla woodland e sta prendendo cibo. Ricordiamo che lo start con i cinesi è molto molto difficile per un giocatore di basso livello perché Sì, devi gestire bene le risorse. avendo subito i villi Ok, per essere costretti a cercare subito il cibo, si parte con 200 in meno di cibo e questo può interrompere il flusso di abitanti, è molto difficile riuscire a trovare subito quello che serve. ma guardate in mezzo alla mappa cosa sta succedendo e soprattutto cosa c'è nel canale che li collega. Tre board. Treboar. Sembra che Rick abbia cercato di andare a murare Diablo quei vuole boar prendere la all'interno. pecora. Sì. Il lupo, Senza attenzione. loom. No, c'è la loom. È arrivato l'un, sì. C'è la loom. Attenzione, subito guerra per la contesa del centro Sì. I della mappa. villi Wow. passano attraverso il muro, ignorano il villo che No. sta costruendo. No, inizia la battaglia. Tutti e due gli scout in campo, i due villi che combattono. Vediamo nel frattempo TC Idol per Rick. Tutte e due loom. Sì, adesso lo Attenzione. riuscirà a chiudere fuori. No, No, invece è dentro, è entrato. è dentro. Diablo è chiuso Adesso dentro. è chiuso dentro. Sembra in vantaggio in questa Build War, Diablo. No, No, ha perso lo scout adesso, ha sbagliato. Diablo può. Perde lo scout, però ha ancora due villi con quasi tutti gli HP contro l'unico villo rimasto. Però se ne va. Attenzione, perché potrebbe murare fuori. Seria lotta per i cinghiali qui. Però comunque ha perso due villi Rich e Diablo ha due villi murati fuori dalla sua base. Poteva tentare di andare oltre, Diablo, forse recuperare ancora un po' di mappa, però decide di accontentarsi dei cinghiali. Nel Potrebbe uccidere il frattempo nuovo villo di Rick, molto probabilmente, Diablo. riparte il centro città di Rick, che ha perso due ville, si Però si è trova. murato fuori Diablo. Vorrà rifare la tattica che non gli è riuscita l'altra volta. Vedremo No, Diablo, qualche quello villo lì. sneccato dentro. Sta scautando con le pecore, Diablo, all'interno della mappa di Rick. Ma ricordiamo che la mappa è Forse riuscirà esplorata. lo sneak di un villo? Riesce a Ricordiamo sfrarre. che la mappa è esplorata. Sì. Ricordiamo ai telespettatori che Che la mappa è esplorata, giusto? quindi non ha molto Attenzione senso. perché effettivamente Diablo ha sneakato un Attenzione, Diablo kill. potrebbe Però bloccare l'ha quel boar. visto. Diablo Attenzione, potrebbe bloccare quel boar. blocchino. Vuole forse No. prendere il fight sopra la collina? No, Sì. non lo Diablo potrebbe prende. murare il board di Rick. Si ricorda, sì. Sta intanto arrivando il primo boar per Rick, Rick che a invece questo ha punto è preso il molto fight sopra indietro. collina. Attenzione. Oh no. 9 di Tasso. popolazione, ecco, è arrivato Dasso. Tasso, puoi mettere le Speravo di arrivare scommesse? prima, ma sono ben in ritardo. Vabbè, non Hanno appena preoccuparti. iniziato. Attenzione perché Diablo ha ancora due villi nella base di Rich. Però è stato visto. Un villo è stato visto sicuro, l'altro.
Non lo so. Altro TC, altro tempo con il TC Idol per Rick, un po' di tempo col TC Ma Idol Rick anche per contro il Diablo. Diablo. Che va a prendere i cinghiali? No, torno indietro. Prende il fight sopra collina, il Diablo non credo che sarà sufficiente a salvare il suo villo. Decisamente no. Quasi però. Forse, attenzione. Forse no. Per 2 Oh. HP Diablo non riesce a Perché salvare Diablo il fa. villo. Cosa fa Diablo? Ha colpito il. Diablo però Aveva sta colpito il sbagliando secondo cinghiale me a due volte, farsi ma ha fatto una spottare questo palizzata poi. villo, dovrebbe stare. Doveva mantenere l'incognito con questo villo, era riuscito a smicarlo dentro e ora è un vantaggio Ora non perso. capisco cosa. Sta murando il cinghiale? Vuole murare il cinghiale, ma. Il villo morirà, Ragazzi, quanta inevitabilmente. azione della Dark Age di questa partita! Attenzione perché Va Rick via il perde il villo cinghiale. che ha il cinghiale perché ha pochissima vita. È distratto, Rick, però ormai questo villo è spacciato con 2 HP. Basta un pugno Rip. per ucciderlo. Perde un villo. E non ha cibo sotto il centro città, mentre Diablo sta No. continuando la produzione di villi. Sì, 13 a Sì. 11. Mantiene un Adesso è vantaggio morto di pure nella 2. base. Sì, rimane in vantaggio di 2 villi, Diablo. Sta addirittura prendendo le bacche a lunga distanza dal mulino, dalle berries. Vediamo la mappa di Diablo che ha tutto l'oro e la pietra davanti. Arriva il È Lumbercamp vicinissimo. per Diablo, che ancora non aveva costruito il suo Lumbercamp. Nemmeno Rick sembra avere un Lumbercamp. Perché con i cinesi parti con poca legna. Infatti non ha fatto neanche il mulino. Ah, però un errore da parte di Rick, serio. Ha messo il mulino prima di fare il Lumbercamp. Adesso non avrà la legna fino a che gli struggle non gli basteranno per arrivare a 100. No, non ha neanche cibo sotto il centro città. Sai dire che però Rick ha recuperato lo svantaggio, Diablo deve aver avuto del tempo idle al TC perché sono tornati 14 a 14. 15 addirittura per Rick. Attenzione, Diablo ha fatto delle palizzate. Passa in vantaggio. Diablo sta cercando di prendere quei cinghiali e può farlo, però Deve prima mi sa spaccare le che palizzate. perderà un villo, cioè è troppo lunga la distanza. Decisamente troppo. No, manda avanti Villi forse per fare un mulino. Sì, sarebbe la soluzione Sì, ottimale, sta già facendo il infatti. mulino. Vengono avanti altri 6 Villi oltre i 3 che sono già lì. Forse un Quindi pochino 9 troppo. Villi sul board. Arriva una casa, ancora niente mulino. Ma non ha fatto i suoi board, Diablo. Sì, l'ha fatti. No, ne manca uno, due, non ha preso nessuno. Non ha preso nessun Sì, l'ha board. presi, l'ho visto io. No. Forse sono aggiuntivi Rick quelli. l'ha presi. No, no, Forse Diablo sono li ha presi. aggiuntivi. Sì. Può Ha essere. Beh, allora tantissimi board per Diablo. Non so se. troppo cibo, Diablo. Non so Però Rick se. non ha preso Forse. le pecore, che può, ricordiamo, può vedere, ne ha altri 4. Rick La senza solita pecore. reliquia No, murata. queste pecore qui a nord lui non può vederle. Perché sono di Ma Diablo. ce ne dovrebbero essere Se ne ha due. altre. Ci sono quelle selvatiche ancora. Ah, eccole, sì. Beh, insomma, diciamo uno start abbastanza violento da entrambi i giocatori. Una battaglia immediata, il Diablo torna in vantaggio di Villi. Se la stanno giocando sull'idle time, Rick in questo momento è idle. Io non avrei fatto il mulino dove l'ha fatto Diablo sulle berries, l'avrei fatto sui cervi e due cinghiali a sinistra. Sì, qui Neanche fatto in posizione sbagliata. sarebbe davvero valsa la pena anche perché queste berry sono quasi esaurite. Queste poche che sono rimaste. Mura con le case, intanto Rick. Rick vuole aggiudicarsi il premio Lumbercamp più lontano. Anche lui. Intanto, è sulla buona strada. Dice che ha già cominciato male. Un doubt man in camp anche da parte sua. Beh, comunque non così Comunque terribile. vediamo come quelle palizzate impediscano ai villi di raccogliere il cibo. Un villo è andato in crisi E poi ha e fatto via. overreacta una farm. Piuttosto che lasciarlo idle, Diablo in questo diciamo. momento potrebbe passare castelli con Poteva il cibo aggiompare che il legno.
Diablo, 300 di cibo, Sì, ma due villi in tantissimo. coda, potrebbe andare 25 up. Anche perché ha quei cinghiali dietro. Sì. Mentre lì che Comunque non ha tanto cibo. dalla regia mi dicono che Defloratore ha passato il turno vincendo 2-1 contro Renato. Attenzione. Sì, ho visto che probabilmente streameremo le registrazioni di altre partite, oltre alle live, ovviamente non si potranno fare le scommesse. Chissà come mai. Era anche bello, cioè, rimanere nel dubbio, no? Sì, Era bello infatti non per lo sapere streaming. chi aveva vinto la partita. Ormai faremo le finte reaction. Le finte reaction. Vabbè, ma non sappiamo quello che succede. Sappiamo chi Anche è vince. vero questo. Anche Rick mette in gioco un mulino sui suoi cervi, sui suoi boar. Un mulino che però è comunque meno efficace del mulino che potrebbe fare Diablo tra cervi e boar. Comunque non ci spieghiamo ancora queste farm vicino ai mulini. Il Diablo va a 28 abitanti, probabilmente vuole cliccare dopo il 28esimo. Il mentore di Diablo è William Wallace. 28 abitanti, cliccherà, clicca l'età feudale. Però secondo me fare Rick un sta già mulino passando per l'età due cinghiali. feudale. Non hanno visto il tutorial di quel tizio su YouTube Lo potrebbe che mette lurare. 10 villi in fila per prendere il cinghiale. Cosa? Eh sì, questo tizio mette tipo 10 villi in fila, prima lo colpisce con uno, quello muore, dopo lo colpisce col nono e così via fino al centro città. Senso? Cos'è? È sbagliatissimo. È un video troll. Arriva Chi il l'avrebbe mai feudale forse? Rick con soli 21 abitanti. Una scelta Attenzione discutibile. però la caserma. Speriamo che non faccia andare in paranoia Diablo, che in realtà ha un Invece sì, grande perché vantaggio. torre di osservazione anche Diablo fa un altro layer di mura. Arriva il secondo mulino per Diablo, direttamente sui cervi e il cinghiale che prima Sith. E i villi stanno Terzo fermi mulino. per aspettare Il terzo l'occupazione. mulino. Prenderà un villo? No. Lumicra. La build del triplo mulino. Del triplo Però mulino. secondo me quella torre di osservazione messa proprio accanto alla palizzata. Una scelta un po' meh, perché non può Bah. distruggere quella attaccata. Più che altro un avamposto avrebbe avuto la stessa Ma credo che ci sia efficacia. uno spazio tra la torre e la palizzata. Sì, c'è uno spazio. Quindi potrà attaccarla, però insomma. Sì, è vero. La cosa è che Rich adesso ha deciso di cacciarsi la legna per avere questa torre. La legna, la pietra. E potrebbe essere un problema per il boom. Tra l'altro Non mi ne sta confonde perdendo. l'entrata di cibo di Rick, perché finito quel cinghiale, la situazione si farà pessima. Non credo che riesca a passare l'età dei castelli con quel cinghiale. No. No. Nessuna fattoria. Ecco la prima fattoria, come al solito on tile dal centro città, per il nostro quadrato perfetto. Ragazzi, faccio anch'io così, non vi preoccupate. Anzi, Non è pure peggio. vero. Nonostante il tryhard di Rick, ancora non vince il premio per città più bella. Anche per quella torre d'osservazione che stona. Però con le case all'inizio canta la foresta. Boh. È un'altra fattoria on tile da Tiddalch. Cabin in the woods per Rick. Ecco Sono Diablo due che villi potrebbe intrappolati che non cliccare, ma riescono. sta facendo altri due villi. Due villi di Rick che non riescono a portare la legna alla falegnameria. Non ci Uno per spieghiamo il l'albergo. perché degli altri due villi. Ah, forse non c'è un motivo, sta andando a prendere altra pietra. Però un grave errore murarsi la torre d'osservazione fuori. Comunque, ricordiamo quelli che stessero aspettando questa partita che su Black Forest è importante arrivare il prima possibile all'età dei castelli per poter costruire diversi centri città e aumentare la produzione di villi per overbombare l'avversario. Come ha fatto Diablo che adesso sta passando i castelli. Diablo sicuramente è stato più veloce di Rick, però ha forse esagerato il numero di villi perché poteva cliccare già diversi villi fa. Non
Una scelta che pagherà forse in questa partita, ma generalmente sbagliata. Anche lui adesso è corto di cibo. Non ha abbastanza legno per fare tante fattorie. Devo dire che quello che queste fattorie perdono in efficienza guadagnano in bellezza. Cioè, questo Cosa? bisogna Verissimo. ammetterlo, ragazzi. Che Ragazzi, ne manca una per fare il quadrato perfetto. non abbiamo visto nell'ultima partita. Anche nell'ultima partita c'è stato negato giusto una fattoria prima della fine. Attenzione, però, aree di tiro con l'arco da parte di Rich. Eccolo qui. Il Anche Diablo si avvia quadrato. verso la fine del... Ecco il quadrato. Guardate quanto è bello questo quadrato. Mamma mia. Estremamente inefficace, ma bellissimo. Sì. Andiamo ora a vedere Diablo che sta finendo il cinghiale e finito quel cinghiale, la sua income di cibo subirà una brutta botta perché non ha la legna per fare le farm, Neanche per tanto fare il quanto non ha la TC. legna per fare il TC. Potrebbe aggiungere delle palizzate e dei cancelli come entrate al TC a questo punto, Rich. Vero. Però ricordiamo che le armi, no, l'artiglieria può colpire anche più testi di distanza. Quindi L'artiglieria. fare il cancello attaccato al TC non è una buona idea. Però scelta estetica, scelta. Soprattutto se non raccogli pietra nell'età oscura, la vedo difficile. Vediamo dove posizionerà i suoi 5-5. TC Diablo. Vediamo che si muove. Forse ha comprato del legno. Cioè, sicuramente ha comprato del legno. Perché l'oro è droppato a zero nonostante tutti i villi qui sopra e Però, mancano. tenendo conto delle reliquie, perché adesso Diablo potrà andare a prenderne, ce n'è solo una lui. Sì, Diablo è Mentre sfortunato. due murate e due sempre dalla parte di Lich, però è possibile recuperarle. Veramente inequo queste reliquie comunque. Forse un po' troppo forward il primo TC di Diablo. Il secondo direi buono. Sì, Vicino a legno e vicino ad oro. sì. Diciamo che non è il Guadagnato. meglio vicino all'oro. Non è la miglior posizione vicino all'oro, però. Più che altro non è il miglior oro della sua mappa. Non è Sì. meglio farli lontanissimi TC. Vabbè Sì, anche perché sta perdendo tempo. che siamo in Black Forest, quindi quando ti entrano in base è praticamente finita. Fai, oh no! Sì, anche se TC tutti vicini, se non cambia niente. Già come era successo a ruoli invertiti nella partita contro Teuto, questo TC è troppo vicino al muro e potrebbe Può essere essere. traboccato dall'altro Attenzione perché Rich House sta facendo skirm. cercando di guardare se esiste un TC migliore per Diablo, ma penso che migliore di questo sulla pietra non ci fosse. No, perché è tutto pieno di colline. Distruggendo le case avrei potuto metterlo su quest'oro secondario, ma Sì. comunque non credo ne valesse la pena. Escono le skirm che Rich sta murando fuori la sua base con una bellissima fila di case. Sì, diciamo scelta abbastanza discutibile quella delle schirme. Mi Attenzione segnalano perché infatti Diablo che è un distrugge il muri. È quadrato perfetto, ma siamo seri. vero, Diablo ha distrutto Perfetto il muro di pietra che un aveva quadrato. creato precedentemente per Perfetto fare. Per colpire la palizzata con un villo. un quadrato. Però questa volta Rick costruisce le fattorie vicino al centro città prima di quelle vicino al mulino. E questo è già un grande Un passo passo avanti avanti. rispetto alla partita precedente. Diablo è pronto ad andare all'attacco con un mangano che Perfect square. distruggerà quella torre di osservazione e le skirm che non potranno fare niente. Addirittura vediamo un'aggressione all'età dei castelli con un mangano. Ma Diablo che lo score inferiore a quello di Rick, cioè io Per le piango. unità ce l'ha. Sì. Sì, Rick ha 41 di popolazione, di cui però molti Perché sono Diablo ha più, skirm. anche più villi, Diablo. 42 di popolazione per Diablo, quindi un grande vantaggio di... Cioè, un Alloggiamenti buon anche. vantaggio di popolazione. Purtroppo i TC di Diablo sono fermi, solo uno sta lavorando. Ecco che due Vabbè, perché lavorano. non siamo non ha abituati. cibo. Due lavorano e uno no. No, il cibo ce l'ha perché ha quattro ville in Ah, coda sì. in un A TC. quanto vinto? E...
Uno La mia fermo. posizione è quella del KC di Rick, che sì, è mezzo due sentieri di foresta, però. Sì, diciamo che quel TC sulla legna è molto sulla legna. Non può fare le fattorie. Manca il terzo TC per Rick. E non sembra che lo farà perché non ha pietra, l'ha sprecata per questa torre. Il castello forward di Diablo. Forward, tra virgolette, il castello sulla all'incrocio della Controllare, sì. al crocevia. Almeno può proteggere il suo TC. Entrambi i TC lavorano per Rick, mentre invece Diablo solo un TC che lavora. È un peccato perché il cibo per farli lavorare c'è, a meno che non voglia fare Cariola, ma no, non la vuole fare. Mette in coda un altro villo nel TC che lavorava già. Come sempre il problema di Diablo. Monastero, ho sentito un monastero. Problema per risolvere questa cosa basterebbe prendere tutti i TC, farne un gruppo di controllo e poi utilizzare questo gruppo di controllo per tornare a TC ogni qualvolta mettendo i villi in coda. Si metterebbero Thank you. automaticamente nella coda giusta. Devo. Devo. Ok, pausa. Un Intanto Rick sta attimo di facendo il pausa. terzo GT sull'oro su. A questo punto cosa vi aspettate? Tiavolo sta facendo un'aggressione all'età dei castelli. Che sicuramente inaspettato in questo torneo. Devo staccare la corrente salvate. Ok, salvate. Bisogna dirgli di salvare. Qualcuno vada nel canale disco. Esatto. Io torno subito. Abbiamo qualche difficoltà tecnica. Torniamo tra voi. Ok, quindi Torniamo con voi tra prenderei poco. questo spazio della stream per introdurre profughi a questo punto. Per E introdurre profughi. anche manda un attimo Quindi non verde. metto le Metti difficoltà un attimo in tecniche, pausa. sì.
Io devo uscire. Salve a tutti ragazzi, siamo appena tornati in Ops, live sbagliato. e siccome il nostro player potrebbe metterci un attimo perché ha dovuto staccare la corrente, vi intratteniamo brevemente con una partita su uno Chi è che manca? scenario Ah, Raphael, giusto. fantastico creato dal nostro Dasso. Salutate Mamma mia, Dasso. ragazzi, uno spettacolo. Uno Il nostro spettacolo, con noi tasso. c'è anche Copper, salutiamo Copper, membro della Salve! community. E iniziamo questo Vabbè, colgo scenario. l'occasione, scusami un secondo per dire che magari chi ci segue ed è nuovo ha iniziato a seguirci su Twitch. Noi abbiamo fatto anche diversi video su YouTube con le vecchie live, sia sul mio canale Copper Tilt, sul canale di EOG Enigmatic One Gaming e anche sul canale ufficiale di Lesto Community su YouTube perché ci sono dei tutorial e delle altre cose molto interessanti, insomma. Argama provughi o Ho finito starvate. la pubblicità, vuoi continuare? Ottimo, sì, giusto, no, hai fatto bene a ricordarlo. E niente, praticamente stiamo startando sto game, io non ho idea di che cosa sia questo scenario, non l'ho Mi mai caricaccio anche giocato. Starvation, vi ricordo. E abbiamo dei Resonance Starvation, Bot al cosa? posto di alcuni No, raga. giocatori. C'è anche il Diablo in lobby che prende un break No, da questo ragazzi. game e giocherà insieme a noi. Ma è lo stesso profughi dell'altra volta o è un'altra versione? Se volete spendere i vostri sitcoin per entrare in game, questo Mamma è il mia. momento. Questo è il momento di spendere i sitcoin per entrare Ragazzi, in game. ragazzi, io ho paurissima di quello che potrà succedere da qua a Mille? Abbiamo 3 bisogno di un altro minuti giocatore, neanche. ragazzi? O c'è il No, resonance sì. bot? Ma c'è anche il bot? No. Dobbiamo giocare col Ma bot o ci stiamo serve un altro aspettando che giocatore? torni. No, manca un giocatore, il bot non Chi se ne credo frega, possa ma c'è il giocare. bot? Sì, può giocare il bot. Può giocare? Può giocare il bot, ma dobbiamo giocare col bot o se c'è un altro giocatore è meglio? Dio caro. Dobbiamo dare le bot. No. Beh, da quel che ricordo io, il bot sarà piuttosto, come dire, superfluo in questa partita. No. Alla fine è Questa era uscito il brutta. Ma i team veloci come sono? ho perso subito. Guarda come si chiama la map. Top versus bottom. Sì, Wow. non fotete i colori, grazie, metteteli giusti. I colori Ok, giusti, un attimo. Allora, ragazzi. in ordine i colori. Eccolo Sì, qua. buona 4G, prova, perfetto. No, ci sono grazie. 2-5, perfetto, niente. È successo PC Master Perfetto. che, siccome ci mette un po' a tornare il buon Rick, perché ha dovuto restartare la corrente, startiamo una partita su questo scenario, si chiama Profughi, Diablo. dovrebbe durare solo 2 minuti, da quello che ci hanno detto. Diablo. Posso Diablo. testimoniare, Diablo. diciamo. Team. Diablo. Ok. Ci siamo? Ottimo. Daniele. Sì, la riprendiamo la. Il Diablo Rig, tranquillo, PC Master, la riprendiamo tra un po'. Appena torna lì. PC Master soffre se non finiamo la partita. Se non Anch'io vede soffro, sangue, ragazzi. È il nostro soffro. più grande fan, PC Master. Un applauso, PC Esatto. Master. Due sitcoins per lui. Due sit. Possiamo fare Commettete le l'ultimo su di casate, me, no? mi raccomando. Tipo, se gli Commettetelo streamer per si bene. comportano bene, li riuniamo in casate. Raga, mi E si è in base a quello buggato. Io che non ho idea di che fanno, cosa gli diamo dovrebbe dei fare il bot. sitcoins, tipo i punti. Alla fine, chi ha più sitcoins vince la coppa di Lesto. Delle casate di Mamma Lesto. mia, ragazzi. Coppa del nonno Lesto. Una cosa prestigiosa. La potete mettere sul curriculum. Vi assumono ovunque. Sì. E con solo 10.000 sitcoins Ok, potete ci andare a fare siamo. la cataratta da Pancarlino. Cataratta da Pancarlino. No, parte il game, no. La cataratta. Ma stiamo Ma male. neanche funziona, È che tutto buggatissimo. Mi è? State appasso spiegando male continue proprio, game, wait, o roba così. Io eh? Sono d'accordo. non sono entrato, eh. Io non sono È colpa di entrato. Dasso. Vai Non è Dasso. crashato male, raga. No, Dasso è È morto Dasso, crashino. ragazzi. Dasso è crashato. Ma No, allora è crashato veramente. Cosimo. Perché? Nel Chi è frattempo, crashato? No, volevo ragazzi, mamma controllare mia. se Rick è riuscito a tornare. A quanto pare no. Sembra che ancora non sia tornato Copper, metti ready. online. Dai, dai, ci Vediamo. sto. Sembra funzionare, no. Io ho Allora, premuto, ma. io sono ancora qui che aspetto con multiplayer status, Infatti io continue vedo Cosimo fucked. game. Adesso lo vedo su wait. Ah, è iniziata? Qui. È iniziata, ci Ma siamo. io non vedo niente qua, E oh. invece. Invece. Ma ragazzi, io vedo Cosimo Dobbiamo ripped. restare, Io vedo ragazzi. ragazzi. Dasso, È sono perché sta Dasso. streamando. Ma io vedo solo te, gli altri li vedo tutti normali. Sì, ma Cosimo. Non so se. Dice salvate uscite, ma no, la rifacciamo proprio, tanto è comunque instabile se salvi esci, eh. Ok, penso di aver capito Esce. cos'è questa mappa.
Attenzione, parte? Vabbè, adesso è partito. È partito, però. È partita. Più o meno. È stato Daniele, giochiamo senza Daniele, funziona così. Daniele era... Mariuolo. Aiuto! Chi diavolo sono? Ok. Ma perché shootano così Daniele? Ah! Quanto lagga sto coso! Like real life. Attenzione! No. Attenzione! Oh, mi sono salvato, non so come! Tanto vinco io, bastardo! Per chi non avesse capito, dobbiamo shottare le barchette. Dobbiamo cercare di salvarci, l'ultimo che resta vince. Okay, Halp! Perché io non ah. Si chiamano guardie costiere. Questo, ragazzi, è il Ruspa Empires. Sono i zannizzari. Praticamente. League of Ruspa. Esatto! Aiuto! Ma non prendi i comandi! No! Ho vinto! Non so come! Vince Copper, l'ultimo su profughi, ragazzi. L'ultimo peto secondo, ragazzi. Mamma mia! È stato emozionante. Comunque 2 minuti e 30 in game. Mamma mia. Più o meno. No, più o meno no, 2 minuti e 30 in game. Ancora non è tornato il nostro Rick. Possiamo stare un altro. È ora della seconda mappa cancro. Attenzione, seconda mappa. Di che cosa stiamo parlando? Abbiamo, per fortuna che ci sono gli scenari di Dasso a salvarci. Che belli, grazie Dasso. Sto loggando, ci mette un po'. Starvation. Loggando, sto joinando, perdon. Starvation ci vuole la micro, quella potente. Mamma mia. Cosa ne pensate, ragazzi? E non joina, vabbè. Ma Rick è tornato, no. È tornato Rick? No, era RCA. Ma questo, la corrente è andato a spegnerla alla centrale, perché... veramente. Quel gran pezzo dell'Ubalda. Ma la mettiamo veloce la velocità della partita, no? No, ma non ci mette tanto. No, team, ah, ok, scusa. Che? Non ci mette tanto. Dica, ma che ti ha bloccato? Ma sei sicuro che Desert non ci Desert Nothing. Altra mappa di Dasso. Errore ricevimento del file. Perché siete usciti? Hanno avuto errore ricevimento del file. Sei crashato. No. Starvation. No, io sono l'unico che sono rimasto qua. Non ci sono, sono qua dentro. Vi ho reinvitati tutti quanti. Ah. Fatto. A morte di fame. Errore bene, ricevimento del file. Ma siete ragazzi, preferite questo o preferivate la schermata delle difficoltà tecniche? Fammi una cosa, Cosimo, appena scarichi la mappa... Beh, penso che questo sia meglio delle difficoltà tecniche. Magari potresti metterci, sai, una sorta di watermark, tipo... In realtà questa non è la live, è una sorta di stacchetto, perché... Fate scaricare Cosimo. Riprenderci. No, ma io avevo la versione vecchia, porca troia, e me la sovrascrive, devi cambiargli il nome quando l'hai aggiornato. È vero, forse è per quello. Vero. Preferite questo, queste partite sugli scenari di Dasso o preferite la... Dove trovo io? Preferite le partite negli scenari di Dasso o preferite le difficoltà tecniche? Difficoltà tecnico. Dove lo trovo il file? Adesso sto di nuovo. Nel tempo, ragazzi, check. Io tra gli amici ho questa partita 3 contro 3. Entrate. Il problema adesso è trovare il file. No, tranquillo, Raffaello, ho cambiato nulla. Si logga sto coso. Ecco chi qua. Ha i gamberoni gratinati? PG Master fa un suggerimento, ci offre un suggerimento. Che sarebbe? Che ci dice, in futuro al posto dello stacchetto delle difficoltà tecniche si potrebbe fare un video. Ma ci avevamo già pensato. Con l'ice di highlight. Dello stacchetto. Il video di highlights è carino, sì. Sì, ma ci avevamo già pensato. Raga, ma io non vedo Diablo online. Dov'è Diablo? Ti abbiamo non farci questo. Ancora non è tornato Rick. Sì, è Tony. Ma ti abbiamo non venire con me su Steam. Morto. Crashato anche Diablo. Anche Diablo ristarta la corrente. Il momento migliore per farlo.
Nel dubbio. No, però c'è su Discord. Sì, ho capito, ma non è a sostegno. Va bene. È così pesante sta mappa che ci mette una vita. Non dovremmo fare storia. Cazzo, c'è un'altra roba in croce. Mi scrive Diablo. Dice, è crashato. Ah, perfetto. Secondo me è GG. Eccolo qua, posto. Trovato. Diablo ci scrive che a breve deve Capito. uscire. Porco Dio, sto girando. Boni. Niente. Vabbè, chiccalo, no? Non Non si posso. può, finché non finisce di scaricare. Ah, vabbè, è vero. D'altronde capita anche di avere delle difficoltà tecniche. Sembra che è possibile che non riusciremo questa sera a finire il game tra Diablo e A quanto pare gli altri Madonna. player non ci sono neanche. Sì. Diablo, fermati. Conte Duku, vabbè. No, finalmente. Ah, capito. Ci ha messo un po', ma. Non posso, devo aspettare che tu finisca di scaricarti, bro. Comunque nel frattempo vi dico come funziona. Partite tutti quanti con un mill mulino, 6 villi mi pare, e uno scout che in realtà è un cavallo. Il vostro obiettivo è raccogliere 2000 di cibo per primi. La mappa è una specie di quadrato con al centro tanto tanto cibo, ma anche tante tante bestie che vi ammazzano, i villi. E Molto bene. Allora. ovviamente il mulino resta sempre lì, quindi dovete cercare di o avvicinare le bestie al mulino in qualche maniera, oppure. Ricordiamo che chi vince questa sfida, proprio questa adesso, riceverà una richiesta di amicizia da Galalpaca su Instagram. Allora, Perfetto. Ok. subito, si punta la E vita se non là. E avete un account Instagram, ve lo farà lui se stesso. vince Ve lo Daniele si faremo noi, aggiunge ve da lo faremo. solo. Esatto. Se vince Daniele si mette mi piace alle foto. Ah, perfetto. 14. Oh no. 14. Ah, non mi Pronti. sincronizza i giocatori, mi sa che devo. Anche lui. 14. Allora, se vince Daniele si mette le foto. Devo uscire e rientrare. Sì. Anch'io Cosimo, a direi di handshaking Cosimo. con Calalpa che è sotto. Mamma mia, Vabbè, quanto non è dovrei poi. riscaricare il file, no? Sì, lo so, ma se entra un altro ti sparo. Cioè, ok. Ok, 14. adesso Tutto a sì. posto, a parte il ping di Sid Calalpa che C'ho ha un po' detto il che ping Cosimo è salito a strano. 7000 per me. Di È andato in desync. Baccalì. Calapaga, 10.000. Crashato, no? Dai, andiamo, Ma lo che? andiamo. Un shaking e rejoina. Comunque adesso non devi stare tu, ci mettiamo troppo a scaricare le cose. Ma Luca, come? vedi il picchiato del Hai una migrante connessione caserta. troppo schifosa, Lucky. Ma come? Dai, hanno picchiato Luca a bed. Cosa? È vero. Per fortuna. Ops, mi sono dimenticato di mettere stessa save per tutti, vabbè, nessuno di noi ha vantaggio Ehi, per questo. mangiare non vale. Ah, cazzo, è vero. E invece vale. Vabbè, dai, dai, giochiamo. ah no, era un re, scusate, non uno scout. E se ci muore il re perdiamo, com'è? No, 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 no. Tasso, mi segni rosso. Ma Cosimo, stai Sì, streamando siamo perché. in stream. Porco Dio! Sto ancora guardando, quindi. Sei in stream, sì, quindi bestemmione. Oh, Il beach view. Oh.
inizia. No, no, raga, non si può giocare, sei incontrollabile. Ah, ho capito adesso. Dopo 26 secondi rispondono. Dopo 26 secondi. Is this loss? Sì, che male. Non so cosa stai facendo Chagri Bag. No. Il mio. Leoni. Bellissimo quel lupo circondato dalle lucertole. Ma non ho pecore. Pecor. Cosa fa questo? Cosa fa? Ma è mio. È lei, ok. È il mio. Salve. A quanto si arriva di cibo? 2000. Io sto facendo villi. No, il leone. Ah sì, ti sei di fianco a me, eh? No, tu cazzo. Quanto spreco di cibo. No. Ma dalla parte mia non viene un cavolo di animale, cioè. Non viene un cavolo di animale. Stanno tutti dall'altra parte. Cittadino morto, addio cittadino dell'arancione. L'arancione è il bot. Il bot, ah, ecco perché, ok, mi sono accorto adesso. No, il mio villo. Ma che ti muore? No. Dobbiamo fare il cibo 2000? No, ragazzi, ti sta vincendo come possibile. Ma stiamo scherzando. Bizantini? Vabbè, raga, adesso a sette gli muoiono i villi. Automaticamente. Esatto. Come li prendi adesso quelli al centro della mappa? Ecco, vedo che hai capito. Sai perché Copper mi attacca? Copper. Non è una mezza idea. Idol. Copper ha deciso di non vincere. Così muove un idol. No. Guerra tra poveri. Che baldracco sto cervo. Mannaggia lupi. Ragazzi, non capisco benissimo il senso. Lo struzzo che torna indietro, ragazzi. Lo struzzo che torna indietro, dai. Si può solo raccogliere il cibo. Vabbè, cioè, la nostra è relaxing. Devo dire che conosco un altro gioco in cui il cibo è il problema principale. Don't starve. Real Life Africa. No, Idol. No. A quant'è, ragazzi, che si vince, abbiamo detto? 2000 cibo. Chi è che dovevi fare che tipo ogni tot di secondi spawnava qualcosa. Raga, chi è che fa Bill Rush? Che baited. Chi è che fa Bill Rush? Almeno c'hanno loom sti villi, dai. Daniele non voleva che non lo mettesse. Daniele è un pollo. Po. Oh no, il leone! Vattene, sit. Ma Rick? È morto. Rick è morto. Sit che prende i cervi a 30 tile del bolero. Ma chi è che è andato nel centro?
Chi è il genio che ha provato un pazzo furioso? Quanto sono forti sti leoni? No, ti la... Il raga, ma dovremmo attaccare Sith. Fategli un... Che volete da me? Fategli un build rush. Dovremmo attaccare Sith. Voglio? Voglio? Guarda, ma è Sith, è qui, vero? Ma è tutta esplorazione, ragazzi. Raga, piano. Piano, forte. Raga, io non sono vincito. This is bad. Oh shit. No. Fatemi buscia dei cervi. Ehi. Ah, quello è mio. Ho visto prima io. No. Questo sì. Tadasso, sei sotto. Non lo devi sapere. Dai che ho vinto. Dai, attacchiamo sito. Ma no, dai. Sono un bravo guaglione. Free food. Secondo me. No, che cos'è questo? Ma che stai facendo col mulino? Fuck my life. Cos'è questo schifo? No! No! C'è una persona. Ho perso. Come hai perso? Mi sono attaccando il mulino. No, a fuoco. non vale. Stiamo attaccando Sith. Non vale. Raga, venite ad attaccare Cot. Ho visto, ho potuto constatare. Su sta partita non violenta è già diventata violenta. Riparate. Sta con i villi. ho vinto io, non mi interessa. No. No! Game over. Ma c'è almeno la... Si viene sconfitti quando cade il mulino. Che cazzo fai, Sith? Che cazzo fai, Sith? Ha detto Sith. No, i miei villi muoiono. Se non si accolla sto tipo. Sei tu che mi hai ammazzato un villo. Ma che è perso? Ma che è che ha vinto Diablo? È arrivato a 726, no. Vabbè. Ha vinto Daniele, raga. E grazie, mi avete ammazzato. Cosa c'è nel mezzo, una gang bang di lucertole e leoni? Mamma mia, che schifo. Infatti, dice Master, hai ragione tu, non gli ho fatto nulla. Queste idee di coso proprio di Dasso. Dai, ma che vuol dire che mi ha distrutto il murino? Cioè, voi, ragazzi, voi torneremo tra poco. Ora mi aggiungo su Instagram. Si fa un altro account e si aggiunge da su. Chi ha vinto? Torneremo tra poco con la stream. Ha vinto Danilo. Un secondo di silenzio. Torniamo tra poco con la stream. Probabilmente proporremo una partita registrata e ci vediamo tra poco. Stay tuned. Cioè, non potete dirmi che... Thank you.
Thank you.
Bentornati ragazzi, bentornati, siamo di nuovo in live, siamo di nuovo qui su Age of Empires. Questo game è un game registrato. A castare insieme a me ci sono Sit e Defloratore. Sit e Coppa, no, Defloratore. No, Defloratore gioca. Sì, Defloratore gioca, invece Copper unexpected. Questa è la prima partita del torneo tra Renato, me e Defloratore. Non abbiamo avuto modo di castarla, la castiamo adesso. E la partita è Aztechi contro Aztechi su Arabia. Cosa Arabia? Vi aspettate di vedere in questa Nomad. Partita? No, su Arabia. È Nomad. E allora ha scaricato quella sbagliata. Sì. Ok, perfetto. Oddio ragazzi. Ragazzi, torniamo subito. Si mette tra 5 secondi, riassumiamo: Defloratore contro Renato, me, Aztechi contro Aztechi. Madonna. Su Arabia. Siete tutti pronti? Sì. Allora, ci mio stai tre, anche al mio, tu al mio via, startiamo a 5 secondi. 3, 2, 1, via. Ok. Inizia la partita, subito le due case per Defloratore, subito le due case per sì. Renato, me. Li abbiamo già visti in questo torneo, sono due giocatori che giocano abbastanza forte, sia Defloratore sia Renato Me. Cosa ci aspettiamo di vedere in questa partita tra Aztechi e Sit? Beh, sicuramente gli Aztechi sono famosi per la trash, 5 milizie, anche sacrifici umani effettivamente. Anche sacrifici umani. Sicuramente quando andranno a prendere il Bor, qualche sacrificio umano lo vedremo. Sì. Vediamo. Stanno facendo le pecore adesso. Che ha due idol? Vedo blu. No, no, non sono idol. Oh, sembrava dall'animazione, però. E vabbè, diciamo che le prime fasi, grosso modo, è sempre lo stesso meta. Per cui, Defloratore è una mappa molto, molto migliore. Sì, Defloratore è un'ottima mappa. Tutto Backhold, dietro. Backstone. Backwood. Sì, sì. C'è da dire che quei laghi sono un po' orribili nella... Cioè, questi laghi è normale, ragazzi. Sì, un po', infatti, effettivamente. Ma gli non pescano, non sono mai stati pescatori. Soprattutto su Arabia. E... vediamo nel frattempo. Possiamo vedere. Intanto Renato ha il TC Idol. Sì, è stato Idol per un po'. Un po' di idol per Renato, infatti Defloratore è già avanti sul, sul nono villo. Sul villo, no, infatti ha un villo in più. Però adesso sta idol con... No, adesso l'ha appena mossi i suoi villi. Stanno continuando a fare pecore, e intanto Renato piazza qui un... No, una Defloratore, quindi sì. Come prenderà pecore. Insomma, lo sa fare lui. Cosa?
Diciamo che è difficile rimanere, cioè è molto facile rimanere idol con gli Aztechi perché raccolgono più Quella cibo regola è una donna, a che li tutti gli devi effetti. droppare, sicuramente. Va bene, allora, tralasciando tutto ciò, andiamo avanti con la stream. Sì, ti dicevo, Adesso c'è abbiamo. Renato che sta idol con parecchi villi in realtà. Li ha mossi in questo momento. Il fatto è che non mettono le pecore sopra Dovrebbero DC. raggrupparle un po', se no le pecore dovrebbero raggrupparle, se no così perdono molto No, tempo. l'esploratore non ha più cibo. Non ha trovato le sue pecore. Però sta andando a prendere il boar. Cioè, Il boar. non ce la farà in tempo. No, sicuramente rimarrà fermo per un po'. Diciamo che è uno start un po' per tutti e due. Un po', diciamo, titubante, non pessimo, però. Comunque, in questo momento cerca di recuperare, portandosi, diciamo, avvantaggiandosi sul legname, avendo visto che non aveva più a disposizione risorse di cibo. Ha preso il boar più lontano, intanto, defloratore, molto più lontano, quasi 3 volte tanto quello più vicino. Comunque, adesso lo sta portando vicino a TC, droppa il legname, giustamente, e adesso si appresta a farlo fuori e lo fa senza troppi problemi. Un buon lurim per Renato, nel defloratore. frattempo, sta cercando. Ah, è morto un cittadino, come stavo dicendo prima. C'è stato un sacrificio umano Sì, al cinghiale, il è primo morto già santo. uno. Sta cercando di ritornare a prenderlo. Ovviamente, Predicted. tanto sta idol anche con gli altri villi. Sta di nuovo andando a prendere il cinghiale che era tornato indietro. Quindi, ovviamente, una gran perdita di tempo oltre al cittadino morto. E intanto, Renato ha 15 cittadini e anche defloratore. Quindi, hanno smesso entrambi di produrre dal centro città. Defloratore, sicuramente, non aveva più cibo anche nelle riserve. Solo che Renato ha loom. In effetti, No, tutte e Renato due non non ha hanno più loom. cibo nelle riserve. Renato non ha loom, defloratore sì. Quindi un villa va. Sì. Però E comunque Renato ha ancora 2 pecore da consumare. Vabbè, hanno messo intanto anche i mulini, giustamente non abbiamo detto, ma. sì. Renato manda il quinto villo sul mulino, potrebbe non essere la scelta giusta nel suo build order. Perché no, ha ancora tante pecore da consumare e il mulino e la raccolta dall'area di raccolta è sicuramente più lenta, per cui potrebbe, diciamo, pagarne uno svantaggio in termini di tempo. Nel frattempo il defloratore ha appena finito il cinghiale e se ne è accorto in questo momento. Intanto ha recuperato altre 2 pecore e ne sta utilizzando una. E Arriva il sta secondo intanto anche cinghiale. lunando l'altro boar, sì. Quindi, Beh, diciamo, sembrerebbe essere un pochino più veloce, diciamo, defloratore, un po' più automatizzato in queste prime fasi di raccolta delle risorse. sì, diciamo se la sta cavando bene, defloratore. Renato. Ah, anche devo dire che in realtà tutti e due hanno avuto uno start peggiore del solito perché li avevamo visti Sì, startare non molto bene nelle granché. A partite questo punto Renato precedenti. ha anche finito le case, quindi è rimasto pure cappato con la popolazione. Anche defloratore tra poco lo sarà. Entrambi sono fermi a 20 villi. Eh Ah, sì, eh esausto. sì. Subito reagisce Aia. Renato con 4 villi sulla casa. Entra il secondo cinghiale nel frattempo per Renato, un po' in ritardo rispetto al rosso. Anche il defloratore ha Mancando. messo 4 villi su una casa e sta prendendo la carne dal cinghiale soltanto con 4 cittadini, il che significa che un posto ovviamente se ne spreca. È un peccato È questo. la Adesso pecora. Ah. non doveva uccidere quella pecora, non doveva ucciderla. Non ha nemmeno trovato le ultime due pecore che Perché sono era un sacco di molto cibo in questo lontane modo. comunque. Sono lontanissime quelle pecore. Sì, quelle pecore sono in dubbio, nel senso. Intanto, Però e sta qui per sto guardando trovarle, Renato. Renato forse. dovrebbe avvicinare una delle sue pecore al suo TC perché appena finirà qui la carne del cinghiale, anche se ce n'è ancora molta, potrà uccidere subito la pecora. Invece così perderà tempo nella transizione, diciamo, tra la pecora e il cinghiale. Sì, ecco che l'avvicina, infatti. Ah, vedi? Sì, predicted, anche questo. Predicted. Vabbè, qui abbiamo una seconda falegnameria che taglia il legno che sta dietro al TC. Vabbè, per questo diciamo è tutto a posto. Stanno un po' in ritardo con il passaggio di epoca, parecchio in ritardo. Buona la seconda falegnameria di Mamma, gli idol Renato. sotto il TC di defloratore.
Eh credo sì, che non se sto in ne questo momento. Adesso sta iniziando a mettere per recuperare sta iniziando a mettere fattorie, però anche se ha abbastanza legname ci vorrà un po' di tempo prima che vengano costruite e cliccherà comunque per un l'età paio di feudale, cittadini forse. forse rimangono idle lo stesso. Non ha No, cliccato, non ha forse un cliccato altro l'età villo. feudale. Sta mettendo in coda un altro villo. Sta facendo un altro villo? Vorrà Sì, fare sta un facendo un fast altro villo. castle defloratore? E Renato Renato va invece all'età sta passando già feudale. all'età feudale. Attenzione che il defloratore forse in questo momento perde un po' di smalto con questa cosa. Sì, tra l'altro la scelta di fare tutte queste farm non gli permetterà di, Un altro dovesse villo in coda. passare. No, sta facendo altri due villi. Lui forse. No, non passa sicuramente adesso. Dei castelli, Tanto direi. viene esplorato da Renato. Vediamo un attimino. Tolgo. Vediamo un po'. Renato è esplorato. Defloratore, non ci ho fatto caso. Defloratore sta esplorando in questo momento. Ha trovato giusto il mulino. Non ha visto praticamente il TC. E adesso sta sbagliando direzione. Probabilmente l'avrà impostato in movimento automatico il suo esploratore. E quindi adesso sta esplorando una zona della mappa dove non c'è assolutamente nulla. Renato invece ha quasi la cartina della mappa di Eh già, Defloratore. l'ha Sa proprio tutto. centrato in pieno. Nel frattempo vale anche Sì. la pena di dire che Renato ha costruito. Dove sta? Non lo trovo. Ok, sì, ha costruito gli alloggiamenti. E Sì. ovviamente ha anche fatto il passaggio d'epoca. Quindi probabilmente fluscerà a occhio. Sì, probabilmente. Non vedo villi sull'oro in realtà, per ora. Non Ah, sta sì, facendo l'oro. due villi sull'oro, però Però sta. servirebbe almeno un'area di tiro con l'arco se volesse fare Sì. una cosa Eccole sensata. aree di tiro Eccole con qua, l'arco. predicted. Eccole aree di tiro con Proprio. l'arco. Alloggiamento da parte di defloratore. Nel frattempo, Club. Defloratore Oh, scende dalla montagna. attenzione, attenzione. Centro Starà città di. passando in feudale, sicuramente. Defloratore, sì. Intanto il centro città di Renato va a shottare questo povero esploratore di defloratore. Se non altro ha fatto il suo compito vedendo quel poco che doveva vedere. Ah, Io credo che non sia così Renato ha bravo, sia cancellato così un'arceria. razionale. Basta. Ah no, non è vero, L'ha sta costruendo spostato. solo Tanto arcieri. Defloratore che probabilmente ha visto il barracks e l'area di tiro con l'arco sta iniziando a fornirsi di una palizzata e sta passando all'età feudale, come dicevi prima. Queste mura molto forward. Defloratore addirittura due Che baracche. poi effettivamente è molto difendibile questo pezzo di mappa, come stavamo dicendo prima. Costruisce anche degli alloggiamenti, due alloggiamenti, ha un cittadino idle qui diciamo in alto a sinistra della sua base. Sembra chiaro il piano di Double Eagle Defloratore. Scout Sì, Rush. esattamente. Con queste Club. due. Club. Abbastanza oro. Sì. Quello se non ha Tra oro. l'altro, gli Eagle Scout, Comunque, Defloratore ha ricordiamolo. messo tre cittadini sull'oro. Non è tanto, non è tanto. Si è chiuso abbastanza, non in maniera eccellente. Qui ha lasciato un buco aperto grosso come una casa. A Sembra sinistra. Non un se n'è FC. accorto, vabbè. Credo che voglia passare più in fretta possibile, per questo tiene pochi villi sull'oro. Ma Probabilmente infatti puoi modificherà già la sua cliccare. economia cliccando. Dici quindi una fast castle. Sì, appena uscirà il Sì, secondo probabile. villo, Diciamo che dal clicca. suo punto di Infatti ha vista, essendo in cliccato. svantaggio dal punto di vista militare, sicuramente è l'unica cosa che può fare. Ha cliccato già, Clicca. ma i castelli cosa farà con gli aztechi? Vedremo sicuramente delle Eagle Scout. Probabilmente una buona scelta, perché in realtà ricordiamo che No, gli Eagle secondo me voleva Scout. fare semplicemente un FC doppia stalla, però sapendo che gli Aztechi non hanno cavalli, ha detto boh, faccio doppio alloggiamento. Sì, ci sta. Attenzione perché Però sta per finire l'area di raccolta, non intanto è affatto Defloratore. stupido, però ne dovrebbe mettere altri tipo 10 sull'oro per Sì. fare questa cosa. Ma forse non lo Sta so. iniziando a fare la pietra, è chiaro che vuole fare un castello. Cioè, non penso che aggiorni le sue mura, per cui penso che voglia fare un castello, ma tre sono veramente pochi. Chi è Renato? No, defloratore. Ah, non lo vedo ancora. Ah, sì, ok, questa pietra. Eh sì, in realtà non è murato, ha un grosso Renato buco caccia di fuori il accesso alla fabbro sua in questo base. momento. Avrebbe forse dovuto aggiornare già prima i suoi. Se avesse voluto flusciare. Infatti, non fluscerà sicuramente a questo punto. Ma quando copre esperto, ragazzi, basta. GG. Arriva l'attacco di Renato che Non lo vedo nel io, momento aspetta. non ha Ah, eccolo, eccolo. Non me ne ero ancora. accorto, avevo la nebbia di guerra lì.
non ha ancora impennaggio, potrebbe essere un errore notevole. Lo dovrebbe fare in questo momento, vediamo un po' se lo fa. Se lo fa. L'impennaggio sta facendo esattamente. Probabilmente quando arriveranno sarà già abbastanza pronto, diciamo. Grazie per la sottoscrizione. No, per il follow. Però è abbastanza chiusa la base. È chiuso anche quel buco che c'era. Sta cercando probabilmente una falla dietro. Soltanto che. Lo sta murando. Esatto, sta murando con la pietra. Quindi ho sbagliato qua il predict. E sta murando con la pietra. Centro città di deflagratore. Adesso ci va con l'esploratore. Lo fa uscire. Lo fa uscire. Beh, giustamente. Altrimenti sarebbe rimasto intrappolato. Niente, quegli arcieri. Tanto vorrei capire dove li sta mandando questi arcieri. Sì, a esplorare, ma lì non c'è proprio nulla. E infatti torna indietro. Tanto completamente. Intanto si è preso anche una pecora dal centro città dell'avversario. Ci sono dei cittadini idle qui per defloratore che dovrebbero fare delle fattorie. Attenzione all'over shop, manca solo un albero per far entrare nella base, Renato. Eh sì, qua dovrebbe smettere con i cittadini di attaccare quel legname lì, ce n'è altro. Per fare un altro 76. PC sulla legna e sulla pietra, ma... Non c'è ancora Renato. Il terzo DC? E comunque, nonostante Renato abbia la sua, diciamo, una forza militare, non la può utilizzare in questo caso. Però non è riuscito a far danno. No, e in questo momento Defloratore comunque si trova all'età dei castelli, quindi in teoria potrebbe avere delle tecnologie più avanzate. Anche se secondo me comunque proverà a buttarsi un castello immediatamente, perché adesso ha iniziato ad avere 5 cittadini sulla pietra. Beh, è molto un vantaggio. Centro città. Attenzione, perché Eagle Scout è in seguimento da parte di Defloratore. In realtà sta iniziando ad attaccare qui una cinta appalizzata, ma con un solo esploratore la vedo un po' dura per lui, anche se forse prova a non farsi notare, a creare un buchetto senza farsi notare, ma a quanto pare l'ha appena notato, ne sta costruendo un'altra. Renato che nel frattempo ha messo giù un numero considerevole di farm ed è sul punto di cliccare l'età dei castelli. Dovremmo vedere non male. Che state facendo, raga? Stiamo streamando, Carlo. Stiamo facendo lo stream. Ma di che cosa? Di Defloratore contro Renato. Puoi guardarlo su Twitch. È un replay. Ah, è un replay. Sì, perché non l'abbiamo trasmessa questa. Novità, raga? Novità, ci sono nuovi passaggi. Chi ha giocato oggi questa sera? Solo una partita avete fatto? Questa sera non è finita. Cable e Rich ma non ho giocato. Passa l'età dei castelli, Renato. Clicca per l'età dei castelli. Perché Rich si è scomparso a un certo punto durante la partita. Vabbè, ragazzi, dobbiamo un attimino stringere, cioè abbiamo una telecronaca qui da fare. Comunque, adesso in questo momento si è passato Renato, ha cliccato su l'età dei castelli. Su attacco, su Defloratore. Ah, alla fine decide di impiegare questi arcieri, nel frattempo si sono moltiplicati. Sì. Continuano a uscire. E sta anche costruendo qui una cinta muraria di pietra, evidentemente vuole espandersi, forse costruirà più là. Peccato, non so. La torre è vicino al centro città. Che un muro che non ha assolutamente senso in realtà. Doppia torre anche sul loro sopra. Perché ti riferisci allora, la torre sul loro sopra può essere difensiva. Deve aumentare i villi sul loro Defloratore se vuole riuscire a difendersi da questo attacco. Perché per ora ha fatto solo due Eagle Scout. Ma diavolo, è entrato, attenzione che è entrato. Gli Eagle Scout, anzi gli Eagle Warrior hanno una buona difesa contro le frecce, però purtroppo richiedono molto oro e Defloratore in questo momento non lo sta. 4 villi idle dentro la torre. Il Renato inizia a murarsi. Sotto le sue mura. Gli mette prende in questo momento, anche se Defloratore sarà inutile bene con le torri. Cioè, molto bene, forse il posizionamento è un po' titubante, però le torri sono comunque giuste. Un'altra torre. Il fatto è che in questo momento ha tanti cittadini idle che stanno dentro le torri, dentro il TC, e quindi praticamente a metà forza lavorativa. Quattro torri per Defloratore.
Sono tante. Adesso ne fa una quinta. Quasi un castello. Poteva fare un castello, effettivamente. Sì. Però può uccidere tutti gli arcieri. Ah, per carità, certamente comunque avere tutte queste torri difensive lo salverà. Chiaramente l'attacco di Renato non avrà molto effetto dal punto di vista della distruzione. Perde piuttosto però... Sì, sicuramente. Piuttosto Titani, però metà popolazione di Defloratore in questo momento è idol, quindi Renato può boomare. Dov'è la musica del Titanic per Renato? Qui fa degli errori gravissimi. Tutti gli arcieri destinati a morire. Sì, ha sbagliato tutta la micro. Tutti cioè, non l'ha proprio fatta, diciamo. Nel frattempo, Defloratore fa uscire gli abitanti, ma non quelli dentro la torre. Ecco, escono quelli sull'oro. Sul primo legno. Per me qui sbaglia, però, La musica. Ma chi è che sta cantando? Dasso che canta il Titanic. E vediamo che comunque le truppe sono state rifatte da Renato, che è passato all'età dei castelli e ancora non sviluppa balestrieri. Tutta fanteria leggera, però più che altro la fanteria leggera la vedo un po' inutile, visto che non mi sembra che Defloratore abbia tanti arcieri. No, effettivamente è una scelta così, diciamo, controversa, ma un po' strana. Forse ha voluto spendere poco per attaccare qualche cittadino a portata di mano, ma sinceramente sotto quelle torri ci vedo ben poca utilità, ma vabbè. Escono ora 5 villi dalla torre di Defloratore, li aveva dimenticati dietro. Finalmente abbiamo i Gold Warrior, solo 4, perché ancora manca l'oro. Veramente sì, ancora troppo. In realtà l'economia di Defloratore non è messa malissimo. Però lo vedo un po', come dire, non riesco a capire come cosa vorrà fare, come vuole giocare, perché ancora non ha tirato sul castello. Sì, Renato clicca imperiale tra poco. Renato tra poco clicca imperiale. Sicuramente vuole fare una fast imp tra virgolette, perché può essere, le risorse ci sono per andare imperiale. Sicuramente. Grazie anche che si è ritrovato con tutto quel cibo, perché continuando a fare arcieri e il tuo tempo in imperiale si accorcia notevolmente, dato che non devi sprecare cibo per fare i cavalli. Sicuramente, però Renato ne ha tantissimo. Cioè, guarda le risorse di Renato. Sì, con un sono proprio diverse, sono molto diverse da quelle di Defloratore. Defloratore è soltanto una marea di legname, anche abbastanza inutile. Ha tantissimi cittadini sul legname che non servono assolutamente a nulla. Defloratore però ha un mercato, e io credo che Defloratore stia vendendo, perché dovrebbe avere... Però attenzione, l'attacco di Igor probabilmente lo vende, sì, ma non il Defloratore, che è riuscito ad entrare. Perché sta murando la porta. Ha oltrepassato il muro, ma non è più quello che lo sta costruendo Defloratore, ma perché? Vabbè. Poteva murare molto dietro. Primo potenziamento dell'attacco e primo potenziamento della difesa per Defloratore, che si lancia in questo momento sì. Fare gravi danni. Sul lato sinistro della base può fare gravi danni. Defloratore però non sa dove è l'area. No, io sto guardando in questo momento la nebbia di guerra, e lui non ha idea di dove si trovino effettivamente tutti i centri produttivi, dove si trovano i villi che stanno facendo, stanno prendendo la legna, eccetera, eccetera. Quindi in questo momento sta facendo un bellissimo giro a vuoto, sta perdendo un sacco di tempo. Nel frattempo, l'ha trovati ora. Renato però non ha risposto mettendo dentro i suoi villi o costruendo. Non ha loom. Forse non si è ancora accorto. Senza loom, attenzione. Violentissimo senza loom l'attacco di questi guerrieri. Quanto pare. Questa woodline verrà pulita. Ai. Non ha ancora questo loom. Questo è un errore brutto per Renato, che non si è proprio per niente difeso. Adesso sposta i suoi arcieri, ma sinceramente... Tutta questa fanteria leggera è un po' inutile contro i guerrieri Aquila, volendo. 7 villi. Sì, diciamo che forse solo il numero è davvero impressionante. Certo, non avendoli visti in questo momento, non li ha spostati Defloratore i suoi guerrieri Aquila, e quindi si è trovato incastrato praticamente. Ma comunque... 8 villi giù. Guarda quanto non gli fanno assolutamente niente. Gli arcieri niente con un proprio. Solo potenziamento fanno un danno ridicolo contro gli Eagle Scout. Assolutamente uno no, potrebbe danno. Anche attaccare gli arcieri, farebbe un sacco di danni più lui. Uno di danno con gli arcieri e uno di danno con le schermo. Sì. Li ha murati dentro la woodline. Vabbè. Comunque la woodline in questo momento è inutilizzabile, quindi diciamo che è una mezza vittoria più per Defloratore e per Renato. Beh, Defloratore comunque è vicino all'imperiale. Assolutamente, infatti. Sta costruendo un siege workshop, non c'è però la seconda costruzione, quindi non lo vedremo. C'è una piccola scaramuccia tra un guerriero Aquila e dei guerrieri Aquila e un villo che muore miseramente, e comunque
non è riuscito Renato a finire il muro che, come dici te, è stato fatto troppo avanti. Sì, e quindi praticamente è inutile perché c'è un buco anche qui, un cratere. È abbastanza insensato, cioè non perché capisco cosa volesse murare. Tranquillamente a sinistra, infatti. No, poteva murare tra la sua woodland e quella che è stata appena ha cercato decorata. Forse di chiuderlo, dargli pochissimo spazio, però non è riuscito. Poteva murare dove sta murando adesso, in questo momento. Nel frattempo, comunque, Renato ha fatto un altro errore, ha ritirato i suoi arcieri, e quindi adesso i guerrieri Aquila stanno cercando di liberarsi dalla woodline, diciamo, chiusa, no? Che sono tutti un po' housed, potrebbero cliccare imperiale. Sì, entrambi potrebbero cliccare imperiale con la costruzione. Defloratore però ha messo in coda su entrambe le sue... In tutte e tre, no, solo su due. Però. Defloratore... Sta mettendo in coda le Eagles, gli Eagle Warrior. La guardia cittadina sta facendo qua, e di qua c'ha il TC Idol. Guardia cittadina, Cariola per Defloratore. Cariola non era ancora stata fatta. Un problema notevole a questo Cariola, punto. Cariola sì, ci sta. Arrivano altre baracche, cioè altri alloggiamenti per Defloratore. Defloratore non sta spostando i suoi guerrieri Aquila che vengono bersagliati. Non appa i balestrieri. Qua la vedo difficile. Però attenzione perché sta costruendo ben tre alloggiamenti. Defloratore al di fuori delle mura che Renato ha provato a costruire. Niente balestrieri per Renato, niente... Quindi mi sa che andrà proprio di rush di guerrieri Aquila. Sì. Senza dubbio. Sì, e fa bene in realtà. Perché e fa bene perché in questo momento fare. Countera di brutto anche. Cioè, perfino con tutti gli upgrade, gli arcieri non sono la scelta migliore. No, assolutamente no. Perfino con tutti gli upgrade, gli arcieri non sono la scelta migliore contro i guerrieri Aquila. Senza gli upgrade, gli arcieri diventano assolutamente inutili contro i guerrieri Aquila. Attenzione, perché quasi una svastica con le case, Renato. Dove? A destra di tutto. Dei segni strani. Vuole vincere il premio di città più bella, sicuramente. La vedo. Vuole vincere il premio di città più bella, ma non... Devo dire, questo conglomerato abitativo non ci convince. Perché era house da un po' di tempo, effettivamente, quindi un pochino overreactato, diciamo. Gli strani segni di Renato, manda messaggi a... Però, gli alieni, 3000, subliminal, 3000, ragazzi, 500 euro. Comunque adesso ho 860 defloratore, e sta iniziando a spostare i cittadini. Forward. Defloratore deve attaccare. Deve attaccare ora. Che fa? Castle droppa? Io ce l'ho con sto castello, ce l'ho in mente sto castello proprio. Lo speri, tu lo sogni. Secondo me castle droppa. Perché Renato niente upgrade per Renato ancora, niente. Renato, che sta facendo? Sta spingendo in avanti questa fanteria leggera che sinceramente trovo un po' superfluo anche verso quelle torri che ha costruito prima Defloratore e qualche esploratore Aquila che ha ancora dentro la base. Non riesco a capire cosa. Beh, evidentemente Renato si aspettava di incontrare degli arcieri da Defloratore. Non pensava che Defloratore facesse fast cast. Non pensava che Defloratore. Sì, ma di certo non sono buoni come unità offensive quelle lì. Ucciderà il villo. Un altro lupo ucciso dal villo. Altre casualità. 12 HP. Ragazzi, quanto è importante lumi? I villi sono fragili. 8 HP. Ah, si è salvato. Io intanto ho visto un lupo che uccideva un villo di Renato. Sì, anch'io, io stavo guardando quello. Io, lupo con un HP, c'era un altro combattimento con i lupi dall'altra parte della mappa. Lupi MVP? In questo momento, sì, finora sono loro. Arrivano i guerrieri Aquila proprio sulla chiusura del muro. E si prendono un po' di frecce. Mancava poco, però si ritira. 7 HP hanno tolto tutte quelle frecce, è solo uno. Sì. Cioè, quei guerrieri Aquila credo potrebbero quasi qui c'è un altro, qui c'è un altro buco poco più a destra di quello precedente, il muro precedente, però non se n'è accorto, sarebbe sicuramente entrato. Il muro oltre considerate questo, servono 55 frecce per uccidere un guerriero Aquila, per come sono messo. Attenzione, eccolo qui, il castello in una posizione un po', come dire, defilata. Lo vede Renato? Renato non lo vede. Lo vede adesso. Ci stiamo mandando i cittadini, ma sarà difficile. Arrivano finalmente i balestrieri anche per Renato. Però gli nega loro anche ora. Castello. Niente è vero, la posizione non è ma anche perché è sopraelevato, quindi gittata. Oh, non può fermare il castello, male. Renato. Non può. Il muro sopra la woodland. Si è sentito male. Quel muro utilissimo. E intanto le guerrieri Aquila fanno piazza pulita dei vili senza lume. Ma sono morti un bordello di vili. Ah, sì, intanto è entrato.
Io stavo guardando il castello e invece è entrato. Mi sa proprio che questa è la fine. GG, mi sa che è GG. E intanto defloratore clicca per l'imperiale, eh. Upgrade comunque della l'abbiamo schirma, detto, ma upgrade dei crossbow. Defloratore quindi, clicca per nemmeno dentro il TC, adesso sì. Eh sì, ragazzi, ragazzi, è defloratore. Lum, ragazzi, lum. Lum fa tutta la differenza, cioè questi ci mettono la metà del tempo questi eagle a uccidere i villi di quanto ne avrebbero messo normalmente. Sono anche pochissimi, tra l'altro. Il castello, tra l'altro, è in una buona posizione perché nega un oro a e impedisce l'accesso soprattutto alla base di un'altra città da parte di molti altri logimenti, eh. Guardate l'assedio di defloratore che nel frattempo si concretizza mentre ovviamente c'è la razzia nelle parti interne della base. Intanto ha fatto un aggiornamento a fanteria leggera d'elite. Quanto lentamente muoiono questi guerrieri Aquila. Sì, fanno un sacco di danni, hanno fatto un sacco di danni prima di morire. È stato molto vantaggioso per defloratore questo attacco. Sì. Adesso inizia a prendere veramente il largo. Per fortuna Renato ha fatto l'unica cosa forse sarebbe distruggere queste mura, ma dato che defloratore sta diventando imperiale, eccolo qui in questo momento preciso. Farà i laboratori d'assedio, infatti. Farà laboratori d'assedio o trabucchi, no, adesso sta facendo i laboratori, quindi anche il trabucco 85 di pop contro Renato a 85 di pop, di cui però la maggior parte sono unità militari. Sì, quantitativo sì. 31 unità militari contro le sole lo 6 sneaky TC di Renato a sinistra che verrà spottato. Lo sneaky TC sì, con già visto. Delle farm attorno. È vero, sì, sneaky sneaky. Però no, defloratore non l'ha visto. No, non l'ha visto ancora, ha visto i campi, anche sì. Se vedi le farm, no, noi le vediamo, ma lui non le ha viste. Oh. Strano. Sì, perché funziona così. Non ci sono ancora rieti o mangani. Vabbè, ma comunque esplorerà là, ci manca poco sicuramente, soltanto questione di tempo. Intanto ha fatto i laboratori d'assedio, ma non stanno producendo niente. Perché non c'ha oro. Non spamma Aquila ancora. 116 di oro. Vabbè, gli basterebbe anche una rieta in questo momento. Non basterebbe anche vendere, visti i prezzi del mercato, che sono davvero i prezzi di base. Dall'oro. Vendendo potrebbe tranquillamente mettere da parte. I prezzi del mercato come... Bisogna premere sull'icona economica. Ah. Vedete? Quando fate attenzione al lupo che uccide forse un cittadino. A meno che... Eh sì, no, ha vinto! Ha vinto il cittadino. Eh sì. Ah, ok. Ha vinto il cittadino. Continui il raid da parte dei lupi. Nel frattempo Renato finisce il suo muro, probabilmente riuscirà a completarlo del tutto. Ma... trovato il TC sneaky. Non è più sneaky il TC. Esatto, trovato. Trovato, però non lo attacca perché avrebbe poco senso, si ritira, ma tanto non ci sta prendendo danni praticamente dal TC. Non... Sì, perché anche al TC mancano gli upgrade dell'attacco. Però li ha messi là in attesa per fare un agguato, insomma, è bello pressante, diciamo. Fanno comunque uno di danno. Qui intanto ci sono due cittadini che stanno idle da mezz'ora sopra il castello, vicino alle due case. Beh, Renato forse vince il premio. E si va a recuperare anche un oro. Questo vale la pena dirlo perché intanto ha iniziato ad accumulare defloratore un bel po' di risorse. E infatti ha prodotto due mangani. Io avrei, non lo so, personalmente prodotto degli arieti, ma ci sta comunque. Tenta Renato di rispondere con un sacco di alloggiamenti, ma credo che ormai sia un po' tardi per questo switch. E i villi che passeggiano sotto il castello. Tra l'altro difficilmente riuscirà a buttare giù gli alloggiamenti con le attenzione i mangani missano clamorosamente questo abitante del villaggio intrepido che si sta muovendo avrà messo ma quello che vuole evita Matrix. Perché i villi stanno uscendo fuori da è Matrix mura. Veramente muore definitivamente sotto il castello è morto che cosa si è messo ragazzi questa qui azione della partita sto cittadino azione della partita. Avete dato 16 colpi di tipo diverso. GG. Finalmente defloratore inizia a spammare. GG punto interrogativo. Ma come? Scusa, glielo chiede il GG. Ma sei tu che lo devi dare. Chiede il GG. Ma adesso GG è ciao. Come vuoi. Io mi sto divertendo. Mi GG frega. Come vuoi. Ricordatevi che sono amici. Renato dice okay, vai, andiamo alla prossima. È finita la partita. Vabbè dai.
GG. E deve decidere Renato, via fenomeno. Chissà se lo sapevano che doveva decidere Renato. Va bene. Fatto sta che qui finisce la partita. È finita, ragazzi. E alla fine non c'era molto da dire. Tanto Renato era ancora all'età dei castelli, vorrei sottolineare questo, perché è stato proprio, a parte forse la fase iniziale in cui sembrava con quegli arcieri potesse fare qualcosa, per il resto è stato praticamente sotto per tutta la partita. Ma nonostante i villi in meno, comunque le risorse raccolte erano lì. Sì, direi che a posteriori Renato avrebbe potuto essere più aggressivo nell'età feudale. Diciamo che nonostante tutto non se l'è giocata particolarmente bene, anche se in teoria forse le risorse ce l'aveva e anche la forza militare all'inizio ce l'aveva. Ha fatto forse uno sbaglio nell'investire così tanto sugli arcieri, non necessariamente, perché può essere una buona scelta, però bisogna essere veloci, sì. Perché poi le Eagle sono non proprio il massimo da fightare con gli arcieri, ecco. Certo, anzi, in questo contesto sono state devastanti. Vince defloratore, prima quelle. Vince defloratore questa partita, 1-0, restano altri due game che probabilmente essendo registrati vedrete su YouTube. Credo che la live per questa sera finisca qui, vi salutiamo dalla community di Lesto. Io Cosmic House vi saluto e... ciao da Copper Tilt, ciao da Sith, ci rivediamo non presto. Sa neanche lui come si chiama, vabbè, ok, ciao. Vabbè.